Ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio a partire dalla copertura del fabbricato per avere vantaggi non solo dal punto di vista economico, grazie alla riduzione di combustibile ed energia elettrica, ma anche dal punto di vista della salute dei residenti, evitando tutti quei fenomeni della sindrome di edificio malato che possono provocare proprie e vere patologie quali muffa, umidità, zone fredde, cattiva qualità dell'aria interna. Questi temi che sono stati affrontati nel corso del seminario Progettare e realizzare coperture a falda energetica efficienti, durevoli e garantite, i sistemi di messa in sicurezza per la loro manutenzione, promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta in collaborazione con l'Ordine degli Architetti. Noi come Ordine stiamo provando a cambiare un po' la cultura del costruire. Siamo abituati qua a Caltanissetta a vedere edifici vetusti con una forte dispersione energetica e con questi seminari vogliamo praticamente sensibilizzare a cambiare anche l'idea progettuale di come costruire, perché oggi con il risparmio energetico si può tantissimo veramente andare incontro a quelle che sono i risparmi in termini economici nella conduzione di un'abitazione. Oggi si parla di copertura, perché dalla copertura, la dispersione termica che riguarda la copertura è dell'ordine del 30, addirittura 40%, quindi costruire un buon tetto è è la parte tra gli aspetti più importanti del costruire. Un seminario gratuito, valido per la formazione professionale, che ha visto l'intervento di numerosi e illustri relatori. Sicuramente il tetto a falda garantisce un comportamento estivo decisamente migliore grazie alla ventilazione sotto il colmo del tetto e garantisce anche meno rischi per quanto riguarda l'infiltrazione d'acqua e le condense interstiziali, quindi la formazione di muffa e di acqua all'interno dei tetti che possono anche entrare dentro l'abitazione, mentre i tetti piani sono comunque hanno delle caratteristiche molto a rischio in quanto la sicurezza di tenuta e di durabilità non è mai garantita proprio perché la sua stratificazione comprende soprattutto una guaina impermeabile che è soggetta a escursioni termiche fra estate e inverno con il rischio di rottura e quindi con un rischio di infiltrazioni molto elevato che può pregiudicare sicuramente la tenuta e la durabilità del tetto.